Ciao a tutti, oggi prepareremo i panini con le olive. Il tempo di preparazione della ricetta è di 2 ore e 30 minuti circa. Gli ingredienti sono farina di tipo 2, farina di tipo 0, semola di grano duro, acqua, lievito di pasta madre, sale, olio extravergine d'oliva, olive nere denocciolate tagliate a pezzi e zucchero. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta versando all'interno del boccale l'acqua. Poi il lievito e lo zucchero. Chiudiamo con il coperchio e il misurino e azioniamo il bimby per 2 minuti a 37 gradi, velocità 3. Aggiungiamo le farine la semola l'olio e il sale. Chiudiamo con il coperchio e il misurino e azioniamo il bimby per 3 minuti a velocità spiga. Aggiungiamo punto aggiungeremo le olive. Chiudiamo con il coperchio il misurino e azioniamo il bimby per 30 secondi a velocità spiga. L'impasto è pronto e ben amalgamato. Adesso lo lasceremo lievitare all'interno del boccale chiuso per 1 ora e mezza circa. Trascorso il tempo, l'impasto è lievitato, adesso andremo a formare i panini. Prendiamo una parte dell'impasto, cediamo con un po' di semola. Facciamo questo movimento per far incorporare un po' d'aria. Adesso andremo a posizionare il pane su una teglia rivestita con carta da forno. Proseguiamo così per tutto il resto dell'impasto. Dopo aver formato i panini, adesso li lasceremo lievitare per 40 minuti circa, coprendoli con un canovaccio. Trascorsi 40 minuti, il pane è ben lievitato. Adesso lo inforneremo a forno preriscaldato statico a 220 gradi per 20-30 minuti circa. I panini con le olive sono cotte, lasciamoli intiepidire prima di servirli. Panini alle olive. Grazie. E alla prossima ricetta!